Buongiorno a tutti, mi chiamo Cristina Russo e frequento il secondo anno presso il liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino. Quando la mia scuola ha aderito al premio Asimov, ho deciso di partecipare perché mi ha colpito la prospettiva di poter unire un interesse personale per la lettura con l'altrettanto forte interesse verso il mondo scientifico. Credo infatti che la divulgazione scientifica così proposta abbia un ruolo di grande rilevanza perché costituisce un'interfaccia di dialogo tra il mondo scientifico e noi giovani lettori, in quanto permette di avvicinarsi, conoscere ed approfondire concetti teorici spesso complessi, ma che ci appaiono più semplici perché arricchiti dal racconto dell'esperienza diretta dell'autore. Questo è uno degli aspetti che più ho apprezzato del libro che ho scelto di recensire, ovvero L'algoritmo e l'oracolo, scritto da Alessandro Vespignani con Rosita Ritano. Il motivo che mi ha spinto fin da subito alla scelta di questo testo è proprio il titolo. L'accostamento, infatti, di due parole riferite ad epoche così distanti hanno suscitato in me grande curiosità. Leggendo il libro ho scoperto in realtà che queste due parole, algoritmo e oracolo, che si erano inizialmente presentate nella mia mente come in antitesi, erano in realtà l'espressione della stessa esigenza umana di cercare di prevedere ciò che il futuro può riservare, ma semplicemente contestualizzate in epoche storiche diverse. Dal libro emerge che quella della previsione tramite algoritmi è una scienza con un ampio raggio di applicazione che spazia per esempio dall'ambito meteorologico a quello economico e politico, fino ad arrivare a quello epidemico. È molto affascinante per me pensare che si tratta di un campo di studi che è in continua evoluzione. Del resto, la sua materia prima è proprio il futuro, che per sua stessa natura è dinamico ed incognito. L'unico strumento che abbiamo a disposizione per mitigare questa incertezza è proprio volgere lo sguardo al passato per trarne più insegnamenti possibili, come fanno i modelli di previsione. Del resto noi siamo il frutto di un effetto farfalla continuo e ciò che noi siamo adesso è il risultato di una serie di imprevedibili cose successe in passato. Noi proviamo a pianificare quanto più possibile la nostra vita, cercando di evitare gli imprevisti che ci potrebbero cogliere impreparati, ma in realtà non possiamo mai prevedere completamente né i pericoli né le opportunità che si presenteranno. L'insegnamento che ho tratto da questo libro è proprio che la sfida della vita consiste nello scegliere in maniera saggia e consapevole di quali, tra tanti possibili pericoli che vengono previsti, vale davvero la pena preoccuparsi. Però si tratta anche di accettare l'imprevedibile come sottofondo delle nostre vite ed essere pronti ad affrontarlo quando necessario. Ringrazio quindi gli organizzatori del premio Asimov per averci offerto contenuti da cui trarre spunti e riflessioni in una modalità del tutto originale, affidandoci, anche se per pochi giorni, il ruolo inedito di recensori.